Benvenuti allo stand della Match Color in occasione dello XIL Expo 2016. Sono Giancarlo Rabuffo e quello che andremo a fare è un percorso per spiegare qual è la visione della Match Color in un mercato in continuo cambiamento. Abbiamo esposto nel nostro stand una serie di applicazioni verticali che riguardano l'industria, in particolare l'industria del mobile, del vetro e dell'acciaio. Potete sicuramente guardare i nostri campioni in legno decorato per far meglio comprendere la potenzialità che la nuova tecnologia espressa con nanocoloranti e macchina da stampa digitale industriale, in questo caso il modello K86, presentato per l'occasione, quindi primo evento nel quale presentiamo questa nuova tecnologia. Qui abbiamo la possibilità di guardare assieme cosa un sistema di stampa digitale insieme a una ricerca approfondita nel mondo della grafica e delle immagini assieme possono generare. File di concezione completamente diversa, dove si risaltano principalmente i materiali e le caratteristiche di tutti quanti gli effetti più particolari, più accattivanti, che applicati per esempio nel mondo del mobile rendono questi unico e irripetibile. E in alto vediamo ad esempio delle porte decorate su base oro per mercati particolari, ma con effetti di sicuro interesse. Più avanti ci siamo cimentati nella decorazione del vetro che assieme ai processi tradizionali della vernice possono generare file e effetti assolutamente unici che rendono o che possono rendere qualunque tipo di materiale sicuramente una giusta integrazione e un cambiamento a livello estetico del prodotto finale. Ad esempio file grafici ma applicati su vetro e quindi con la possibilità di rilasciare tutti quelli che sono gli effetti del vetro sul materiale. Proseguendo ci sono degli esempi di termoformatura, sì, perché la nostra tecnologia, cioè la nanotecnologia, ha delle grandi performance in termoformatura. Praticamente il materiale viene stampato in piano, ma poi se sottoposto ad un processo di termoformatura questi resiste perfettamente, evitando qualsiasi processo di cracchellamento, cioè di spaccatura del colore in tiratura del materiale. Qui abbiamo lavorato su un materiale sicuramente nuovo, è un materiale di fascia alta, è il Corian. Il Corian è un materiale definito Solid Surface, che è un materiale brevettato dalla DuPont, utilizzato nelle applicazioni di fascia alta, quindi top cucine, bagni, in tutte quelle condizioni nel quale è importantissimo la pulizia, è importantissima la planarità del materiale. Questo è il primo esempio di un Corian decorato, sì, perché fino ad oggi nel Corian nessuno aveva mai osato tanto, cioè decorare il Corian è una cosa praticamente impossibile, proprio perché è nella caratteristica del Corian la non porosità e quindi il non attecchimento a nessun tipo di inchiostro. Siamo riusciti a risolvere questo questo tipo di materiale in maniera credo perfetta, con dei risultati a dir poco fantastici, quindi da oggi direi che il Corian possiamo vederlo con veste completamente diversa, decorativa e sicuramente molto più espressiva e legata ai tempi e alle novità che tutti noi cerchiamo, alla possibilità di poter decorare e personalizzare in qualsiasi modo. Tutta la parte frontale di questo supporto cucina esplicativo è stata decorata con i nostri colori. Praticamente si è lavorato su delle ante in MDF preverniciate color argento e poi definite nella grafica con un processo di colorazione con la nostra tecnica di stampa digitale. Anche qui l'effetto è estremamente interessante, perché vediamo grafica e anche percezione visiva completamente diverso rispetto al tradizionale, a tutto quello che si è mai visto su una cucina. Andando oltre, presentiamo il nostro la nostra nuova applicazione, che è il colore applicato al piano cottura, quindi un vetro
completamente decorato con colori che resistono alle temperature di questo tipo di prodotto, ma che rendono questo prodotto completamente diverso e innovativo. In questo in questo percorso chiaramente diamo la possibilità di poter guardare ad esempio materiali nuovi come l'acciaio. L'acciaio decorato è presentato per la prima volta in maniera completamente diversa. Qui abbiamo quattro tipi di acciaio, ma chiaramente quando parliamo dell'acciaio parliamo di un acciaio che può guardare con attenzione a tanti mercati, come quello dell'arredamento, del mobile, ma perché no, l'ascensore piuttosto che l'acciaio decorativo applicato su frigoriferi, lavatrici, cioè l'automotive, cioè tutto quello che ci circonda oggi in acciaio può essere decorato e reso ancora più bello e accattivante, addirittura con la possibilità di poterlo raccordare e coordinare con molteplici materiali, in questo caso per esempio MDF decorato e acciaio decorato con fantasie molto simili. Parlando di materiali plastici e in questo caso di acrilico, quello che presentiamo in questo stand, sempre allo Xilos 2016, è una sedia realizzata completamente in materiale acrilico. La struttura è una struttura tradizionale, ma quello che differenzia il prodotto è sicuramente il colore applicato a un materiale come plexiglass o acrilico in genere. Qui vediamo un grandissimo grado di trasparenza che rendono questo prodotto realmente importante e completamente diverso da quello, dai prodotti tradizionali che siamo abituati a vedere tutti i giorni. Quindi reputo questa una cosa assolutamente interessante e, l'apertura e la possibilità di poter creare prodotti su mercati collaterali che oggi nessuno si riesce a spingere proprio per assenza della tecnologia, perché l'assenza di questa tecnologia non consente di poter realizzare prodotti di questo tipo. Vorrei proseguire la visita parlando ad esempio di come il nanocolorante si comporta su materiali legati al mondo del legno o processi legati al mondo del legno. Uno di questi processi è il legno curvato, cioè è una tecnica che arriva dalle nostre tradizioni, che consiste nel curvare il legno dopo qualsiasi processo di finishing o di decorazione. La cosa che mostrerò subito saranno delle sedie che vi accorgerete immediatamente uniche nel loro genere, perché è uno di quei prodotti che non siamo abituati a vedere decorati. Prego. Queste due sedie apparentemente diverse, perché con il colore ne abbiamo trasformato il loro aspetto estetico, ma sono sedie alle quali noi siamo abituati da bambini. Queste sedie le abbiamo trovate nell'asilo, poi a scuola, poi magari in ambienti dove non c'era la possibilità di spendere molto ma si aveva bisogno di un prodotto resistente. Quindi qual era la soluzione migliore? Era il legno curvato con caratteristiche funzionali e di pulizia. Bene, oggi grazie alla nanotecnologia e alle nuove stampanti della MatchColor siamo nella condizione di trasformare questo, che è un prodotto della tradizione basico, in un prodotto che quasi quasi guarda al mercato del lusso. Concludendo con la sedia decorata e con i legni curvati, quello che vorrei mostrare in questa edizione dello Xilespo è questa combinata sedia a tavolo, sempre con la tecnologia di decorazione applicato al legno curvato. Come vedete, questo esercizio di decorazione su questo materiale della tradizione semplice, tutto quello che abbiamo detto precedentemente, il risultato finale è un prodotto sicuramente unico nel suo genere. La possibilità di poter intervenire su qualsiasi materiale nelle decorazioni consente chiaramente alla nostra tecnologia di decorare pur mantenendo la parte base, cioè quella del materiale di partenza, invariata. Quindi con un'applicazione di colore non invasivo riusciamo a decorare e colorare qualsiasi tipo di materiale, ad esempio il legno. Nella la chiara espressione queste tipologie di pavimenti creati con dei processi di stampa digitale su materiali di diverso tipo. Ad esempio qui abbiamo lavorato su un materiale MDF base, crudo, con un file di stampa digitale che riprende le nostre tradizioni, cioè quella del mosaico e quella del tappeto.
con un materiale diciamo caldo e completamente diverso. Otteniamo degli effetti sicuramente piacevoli, ma che nello stesso tempo sono innovativi e che si aprono ad ascoltare mercati diversi e richieste di mercato completamente diverse. Esempio ne è questo tappeto, o esempio di tappeto realizzato su lamina chiara e poi decorato, ma decorato anche per esempio con caratterizzazioni particolari come quella del colore argento, che ne aiuta a risaltare tutti gli effetti e le particolarità. Possiamo proseguire guardando anche questo ultimo esempio, dove sempre con l'MDF e sempre con i disegni e l'esperienza dei nostri maestri di decorazione, abbiamo realizzato un prodotto di sicuro interesse con un basso costo di realizzazione e un grandissimo effetto finale. Vorrei riprendere quello che diciamo il nostro concetto di decorazione parlando del tavolo, visto che siamo a una fiera dove prevalentemente il mondo dell'industria viene e visita, ma è una industria focalizzata molto sul mondo del mobile. Bene, l'oggetto che prendiamo in considerazione adesso è il tavolo. Il tavolo in tutte le sue peculiarità e il tavolo anche come possibilità di creare prodotti diversi, alternativi, che oggi sul mercato non vengono praticamente proposti e realizzati da nessuno. Qui c'è un chiaro esempio di un tavolo con un gusto retro anni 70 che però è stato decorato con un'applicazione di un vetro nella parte diciamo più esterna, il vetro completamente decorato con linee semplicissime ma impossibile da realizzare con i processi tradizionali della decorazione. Quando parlo dei processi della decorazione, io parlo per esempio della serigrafia, della tampografia, della verniciatura tradizionale. Bene, anche le semplici linee, anche il gradiente, la sfumatura diventa un processo complesso e a volte non realizzabile, perché il controllo del colore diventa cosa difficile e complessa. Con la tecnologia di stampa digitale, quindi con l'ausilio delle teste di stampa digitale, i nuovi nanocoloranti, si riescono a realizzare linee, idee e prodotti completamente diversi e innovativi. Nell'esempio questo piano del tavolo, piuttosto che un'alternativa, quella che presentiamo qui con questo vetro rotondo, dove anche nella semplicità ci rendiamo conto che il gradiente, le sfumature, le linee insieme realizzano un contesto, una struttura unica nel suo genere. Cosa importante, vorrei dedicarla poi invece a quello che è il tavolo però in legno, dove le opportunità di decorazione diventano praticamente infinite. Quindi al di là di tutto quello che abbiamo già visto all'inizio, cioè di tutta una serie di file, di elaborazioni che vengono create giornalmente dalla nostra equipe, si aggiungono poi quelle decorazioni pensate specificamente per il prodotto, per esempio il tavolo. Il tavolo è uno di questi prodotti. L'effetto sicuramente è un effetto di impatto, è un effetto accattivante e che raramente riusciamo a trovare nelle vetrine dei nostri negozi tavoli con uno studio di design così ben fatto. Ma questo non legato al fatto che non c'è l'idea di poter fare dei tavoli diversi, e il limite è legato alla tecnologia di realizzazione. Spesso la tecnologia per realizzare un prodotto di questo tipo non è disponibile o comunque non è a conoscenza di chi lavora in questo settore. L'ultimo tavolo, quello tondo, piano del tavolo, è un tavolo realizzato completamente in MDF, quindi diciamo che noi possiamo prendere il materiale più economico che esiste nel mondo del legno e trasformarlo in qualcosa con un grande valore aggiunto soltanto con del colore. Cioè io posso dare del colore a dell'MDF e trasformare questo MDF, un semplice cerchio in MDF diventa un tavolo meraviglioso grazie alla grafica e a quello che io vado ad applicare. Quindi disegno, tecnologia insieme, generiamo il prodotto che magari il mercato sta aspettando ma nessuno riesce a proporlo. Grande novità quest'anno è riservata all'acciaio decorativo. È un settore in crescita, un settore in espansione, per noi un settore credo fondamentale nei prossimi anni. Sì, perché poter intervenire per esempio su una lamina d'acciaio diventa una grande opportunità di mercato. In questo caso la nostra collaborazione con un grande produttore di acciaio decorativo ci ha dato la possibilità di mettere a punto un processo di stampa e decorazione unico nel suo genere.
Quando si parla di acciaio decorativo, si parla della possibilità di poter trasformare dell'acciaio e di rendere questo acciaio unico e irripetibile, applicato per esempio sugli oggetti che ci circondano nella nostra vita quotidiana, il frigorifero, la lavatrice, ma senza dimenticare settori alternativi come può essere, non so, quello del mondo degli ascensori, l'automotive. Cioè è un mondo nel quale non è ancora stato scritto tutto, e noi con la stampa digitale applicata a questo prodotto riusciamo a dare delle emozioni e della materia emozionale che consente di applicare questo prodotto in mercati che magari fino ad oggi nessuno aveva pensato di poter applicare. Un caso è questo. Qui noi abbiamo esposto per esempio dei frontali forno nella parte superiore e un frontale lavatrice in basso. Bene, la possibilità di poter lavorare con i colori della stampa digitale su un acciaio consente di trasformare e di rendere sicuramente molto più accattivante per esempio un pannello di controllo di un forno in basso. In basso c'è per esempio il controllo di una lavasciuga. Marchi famosi hanno come dire, intercettato la nostra possibilità e hanno già fatto proprio il sistema per poter andare sul mercato con prodotti che magari al momento nessuno sta realizzando. Questa è una cosa fondamentale e importantissima per noi, perché quella, diciamo, che la nostra visione comincia a essere condivisa anche da gruppi industriali che intendono fare della nostra possibilità un'opportunità da cogliere sul mercato. La possibilità di lavorare con dei colori estremamente performanti e dei trattamenti in piena compatibilità riescono a consentire all'azienda di intervenire sui materiali anche più difficili. Vorrei dare la possibilità di poter intervenire al nostro responsabile tecnico per poter spiegare meglio come il nanocolorante e quali sono le caratteristiche e le capacità che il nanocolorante ha in fatto di adesioni. Piero Costantini. Il chiostro si viene stampato con la nostra tecnologia, con la nostra macchina, e ci permette di aderire a qualsiasi tipo di materiale. In questo caso abbiamo un acciaio che viene stampato, poi viene fissato con un materiale anti-finger, che sarebbe un materiale di protezione, e poi viene tagliato, piegato e sagomato per appunto il prodotto finale. Questo è molto importante per quanto riguarda la chimica, perché l'inchiostro si adatta benissimo a qualsiasi tipo di materiale senza modificarlo e conservando tutto quello che è appunto la caratteristica principale. Cosa molto importante è appunto la chimica, è capire bene il processo che utilizziamo, e quindi bisogna capire bene il tipo di materiale, che tipo di adesione deve avere, che materiale deve essere usato dopo la stampa. Questo ci permette appunto di avere un processo finito a livello chimico e a livello produttivo, senza stravolgere quello che è il processo classico attuale di un'azienda. Per far capire bene di cosa parliamo a livello di chimica è questo. Il problema spesso che si ha per quanto riguarda la termoformatura è trovare una tinta, un inchiostro che riesca bene a decorare un materiale e poi far renderlo termoformato. Questo nostro inchiostro appunto permette di essere stampato sul materiale flat, quindi piano, e poi dopo averlo appunto posizionato nella macchina di termoformatura viene formato in qualsiasi tipo di forma. Questo, da come si vede qui nei dettagli, l'inchiostro segue perfettamente tutte le parti e le sagome del materiale senza nessun tipo di deformazione. Da qui si capisce bene di che tipo di chimica disponiamo. Siamo assolutamente convinti che il mercato in questo momento sta cercando soluzioni e prodotti che fino ad oggi gli industriali non hanno ancora presentato. Quindi rifiutiamo assolutamente ascoltare aziende che parlino di crisi, perché la crisi secondo noi non esiste. Esiste una grande esigenza del mercato di avere prodotti nuovi e innovativi, e la Match Color lavora guardando con un occhio sempre attento al mercato e alle esigenze dei prodotti in continua evoluzione, in continuo cambiamento. L'azienda del futuro è un'azienda che deve avere grandi facilità di intercettare le richieste, il mercato, e sapere esprimere con le proprie tecnologie e con le proprie competenze prodotti sempre all'avanguardia e che rispettino le aspettative del mercato. La nuova K86 è la nostra risposta a tutto questo, una macchina completamente differente, una macchina che guarda al futuro, all'industria e a tutte le applicazioni dell'industria e le esigenze di questa. Mio figlio Augusto, che è il responsabile dello stabilimento e della produzione, sicuramente saprà meglio spiegare questa macchina e la tecnologia e come questa macchina riesce a dare risposte alle industria. Augusto. Introduciamo il 2016 per la Match Color, è sicuramente un anno importante,
perché andiamo a come dire, abbandonare la serie MIG per passare alla K. La K va a sostituire la MIG per un concetto più industriale, ascoltando le esigenze dei clienti e quindi andandoli a servire con un concetto di macchina rivolta molto più all'industria. Questo perché? Perché, come potete vedere, la K86 è una macchina che si presenta con soluzioni molto robuste, configurata dal cliente sia per testine che per lunghezza. Infatti, come possiamo vedere, la macchina nasce con un modulo di larghezza 2,20 m per lunghezza 1 m replicabile per infinite volte. Questo consente di poter entrare in vari tipi di industrie, dalle più piccole alle più grandi, sempre con lo stesso macchinario. L'obiettivo della Mesh Color nel 2016 è di completare la gamma con moduli accessori che faranno sì di entrare nelle aziende usando la tecnologia della stampa digitale legata al nanocolorante, introducendola nelle aziende come propria vera linea. La Mesh Color poi non è soltanto legno, vetro, acciaio, ma è tanto altro, e sicuramente il nostro direttore commerciale Dario Rampinelli potrà essere più preciso e spiegare esattamente come la nostra azienda si pone sul mercato internazionale e cosa il mercato internazionale chiede sempre di più. Dario Rampinelli. Ciao, grazie. Allora, per quanto riguarda il posizionamento di Mesh Color a livello, oggi a livello mondiale, possiamo contare oltre le 200 installazioni nel mondo, divise in tutte le parti del mondo. Ovviamente il mercato di riferimento a partire dall'Italia è tutta l'Europa, tutto il Medio Oriente, siamo arrivati a toccare anche l'Estremo Oriente, adesso ci stiamo rivolgendo a mercati sempre nuovi. Quali sono i mercati? I territori ne abbiamo parlato, ma i mercati sono quelli di cui ovviamente i miei colleghi a partire da Giancarlo Rabuffo hanno già evidenziato, il mercato industriale di tutti i settori. Perché? Perché questa tecnologia, questo tipo di applicazione permette di andare a toccare qualsiasi tipo di settore industriale. Da dove derivano queste innovazioni e queste possibilità? Dai materiali stampabili. Avete già visto quello che è l'applicazione sposata e il design applicato a svariati materiali. Ogni materiale determina quantomeno un mercato, quantomeno un'applicazione e tutta la filiera di clienti che può essere interessata a questo. Come siamo organizzati e come ci organizziamo a livello di distribuzione? Ci organizziamo con dei partner commerciali di riferimento per ogni settore, pertanto partner commerciali di riferimento nel mondo del legno e del mobile, partner commerciali di riferimento nel mondo del vetro, nel mondo della pelle, che sono direttamente collegati ai brand più importanti. Oggi possiamo vantare tra i nostri clienti dei brand assolutamente importanti, nomi altisonanti. Come avviene il contatto commerciale, come avviene inizia il rapporto commerciale con i partner? Avviene tramite una formazione sicuramente tecnica ma anche commerciale, perché l'approccio al cliente, l'approccio all'industria deve essere mirato a far capire quella che è la filosofia, la visione legata all'applicazione, legata a questo mondo innovativo. Perché? Perché oggi il mondo della personalizzazione, il mondo della customizzazione è un qualche cosa di assolutamente innovativo. Nel mondo come andiamo, con quante persone andiamo, con quali partner? Con i partner più affidabili, con i partner più professionali, che permettono di portare la nostra tecnologia, la nostra innovazione a tutti i clienti, i quali a loro volta daranno le migliori risposte a quella che è la clientela del mercato. Per quanto riguarda la tipologia di partner che noi abbiamo, sicuramente sono dei distributori, i quali sono dotati di macchina per eseguire campioni, test e creare progetti insieme ai clienti, ai quali vengono supportati grazie alla potenzialità di Mesh Color con delle showroom applicative mirate. Il cliente deve poter andare localmente dal proprio partner, dal proprio distributore e vedere che cosa? Vedere tutto quello che state vedendo in questa fiera, pertanto le applicazioni reali. Questo è il modo di approcciarci ai nostri distributori, ai nostri clienti e ovviamente al nostro mercato. Grazie mille.